secondo fine settimana della 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado ha visto le vie del centro storico della cittadina letteralmente invase da centauri e dai fan dello chef Bruno Barbieri premiati con il Tartufo d'Oro. Questa è una città baciata dalla fortuna, ha detto Barbieri, perché quello dove nasce il tartufo non può che essere un bel paese con bella gente. D'altronde l'Italia è il paese della bellezza e ora, con il mio ristorante negli Stati Uniti, ho voglia di raccontare queste eccellenze dall'altra parte del mondo. Chef, il tartufo è un prodotto d'eccellenza per i nostri piatti, ma anche nella sua storia personale. Direi di sì, è una storia che mi vede protagonista insieme a mio nonno, io perché lo mangiavo e mia nonna perché lo cucinava e mio nonno perché la raccoglieva in modo straordinario. Io ho passato il periodo dove il tartufo non era come oggi un business, ma era l'eccellenza che portavi a tavola. Quindi ho vissuto quel periodo lì e mio nonno mi raccontava, è stato un grande tartufaio, mi raccontava delle notti intere passate nei boschi a raccogliere queste meraviglie, questo prodotto meraviglioso, e sono stato svezzato bene da bambino. È una buona idea, un prodotto eccezionale, d'altra parte, voglio dire, cosa c'è di non buono nel nostro paese? Il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Stefano Parri, ha quindi consegnato il Tartufo d'Oro a Barbieri per essere ambasciatore di un paese, per valorizzare la cultura della gastronomia italiana in un'ottica che non guarda solo al cibo, ma anche al mondo dell'accoglienza e del turismo. Tutti gli anni aumentiamo sia i flussi turistici che vengono qua a trovarci nelle 3 settimane della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, ma aumentiamo anche il livello qualitativo dell'offerta che andiamo a proporre a chi ci viene a trovare. Avete visto, nella giornata di oggi c'è Bruno Barbieri, non ha bisogno di presentazioni. La settimana scorsa abbiamo avuto un 3 stelle Michelin, Mauro Liassi, quindi il solco è quello lì. Cerchiamo di crescere sia nel numero delle persone che vengono a trovarci nei 3 weekend, ma anche cercare un po' di alzare anche il livello qualitativo dell'offerta turistica che andiamo a proporre. Nel weekend del 45esimo moto raduno internazionale del tartufo, organizzato dal motoclub Tonino Benelli, i protagonisti sono stati anche i tanti motociclisti che hanno affollato le strade della città. Nei 3 giorni di raduno le iscrizioni hanno superato quota 1000 e proprio in tema di motori sono stati assegnati altri premi Tartufo d'Oro, come a Vanni Oddera, che ha commosso il pubblico raccontando del suo impegno nella mototerapia. Con lui sul palco Manuel Reggiani, pilota di moto d'acqua, Eugenio Lazzarini, che 45 anni fa si laureò campione di motociclismo, e Lorenzo Dalla Porta, campione moto 3 nel 2019 e pilota superbike. Da campione di moto alla mototerapia, come è avvenuto questo passaggio? È avvenuto con l'incontro di un taxista senza gambe a Mosca, che mi ha fatto capire proprio in quel momento che nella vita ci vuole tanta fortuna, non ci vuole solo bravura, talento, costanza, ci vuole fortuna, nascere sani, nascere in un paese giusto, in una famiglia buona. E da lì ho capito che quella fortuna doveva essere un po' ricambiata con gli altri, con le persone con fragilità, e di lì è nata la mototerapia, regalare la mia passione, il mio tempo di qualità agli altri, e tutti noi possiamo farlo questo. E secondo me queste cose sono quelle che ti porti sottoterra una volta morto, tutto il resto rimane sopra. In che cosa consiste la mototerapia nel concreto? La mototerapia è praticamente fare lo show di freestyle motocross dedicato ai ragazzi diversamente abili o ragazzi con fragilità. Lo facciamo solo per loro e dopo poi li portiamo in moto, li facciamo salire sulle nostre moto. Detto così magari sembra poco, sembra normale, ma credetemi che noi in 14 anni abbiamo caricato qualsiasi tipo di disabilità sulle nostre moto ed è una bomba. E vederla dal vivo ti fa capire quanto è un gesto estremo per questi ragazzi e li proietta veramente nel cielo.